Dedicato a Enzo Berzotto, il CT della squadra campione del mondo dell'82. A proclamarlo il presidente dell'Unione Sportiva Acli Lempo e il presidente della FIGC Gravina. Scopriamo chi è con Simona Cantoni. È Luciano Spalletti, il vincitore della 12ª edizione del premio nazionale Enzo Berzot, riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva Acli in collaborazione con la FIGC. Riesce a coniugare bel gioco e vittorie, virtù queste che lo accomunano ad Enzo Berzot, come pure l'attitudine all'insegnamento, in campo e fuori. Questa è la motivazione con la quale la giuria ha voluto riconoscere al tecnico del Napoli, che succede a Roberto De Zerbi, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo a Napoli. Il commento del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. È un allenatore, un tecnico che punta molto sul... in una concezione importante, il calcio come squadra, e quindi sotto questo profilo mi ricorda moltissimo l'Arrigo Sacchi di qualche anno fa, mi ricorda un certo Mancini di oggi. Il presidente si è poi soffermato sul progetto Giovani. Io non sono preoccupato dell'esistenza del talento, perché noi abbiamo tantissimi talenti, lo dimostrano i risultati delle nostre giovanili. Dobbiamo trovare qualcosa che sotto un profilo normativo possa favorire e agevolare questo utilizzo e offrire queste opportunità. Ha segnato anche il premio speciale alla carriera a Nicola Pietrangeli, mentre all'arbitro Daniele Doveri il premio AIA in memoria di Stefano Farina.